io direi che questa la tentiamo. Bello a tutti ragazzi, benvenuti oggi in un episodio di Raptor. Oggi siamo qui con il quarto setup e si torna di nuovo con il Titano. Oggi porto un bellissimo setup per il Titano. Il gameplay l'ho già registrato, vi posso assicurare che ha fatto veramente veramente male. L'idea di base era quella di creare un setup che doveva avere più super possibile. Quindi ero lì sul decidere se utilizzare magari gli spallacci col Monte Carlo per corpo a corpo. Ma alla fine mi sono detto, ma sai che c'è? C'è un'arma che fa il caso nostro. Sto parlando ovviamente del malvagio Karma. Perché come sapete il malvagio Karma ha tre perk: che le uccisioni riempiono sì il caricatore, aumentano i danni in breve lasso di tempo, ma soprattutto forniscono energia della super in base alla forza di maledizione a catena. Quindi più sei in stack, più super ricevi. Super. In questo caso giocheremo ovviamente con 100 di intelletto. Fortuna vuole che il mio titano poi ha anche 100 di recupero, monocchio e poi ovviamente tutti i perk per caricarci di luce. Come possiamo avere mitirrice a carica, carica rapida, fuoco energico e poi carica veloce ovviamente sul marchio. Quindi per le serie, per le feed di impulsi. Tutto ciò giocheremo poi con la bolla ramo alto, perché signori, quando sei con armi della luce, buffato e caricato di luce, più il bonus di maledizione a catena, tutto messo insieme, perché possono staccare tutti insieme, inizia a togliere sui 40, 44, 47 in testa, inizia a titolare veramente le persone. E poi giocheremo con la granata magnetica, perché volendo, io non l'ho fatto personalmente perché volevo caricarmi di luce, possiamo mettere sempre sul marchio oscurità opprimente al posto di carica veloce, magari per caricarci luce, gestitela poi voi con gli slot che avete, che è sempre la modifica del marchio che vi aumenta il danno delle granate da vuoto e in più ve li indebolisce, praticamente vi fa one shotare con le sticky. Ma state tranquilli che la vedremo poi in un altro setup in futuro. Quindi signori, questo è il setup, il nostro bel titano rosa, bello per modo di dire, Cristo di Dio, fai paura. E niente, andiamo a provarlo in game e vediamo come ci troviamo. Signori, io vi ricordo come al solito con il canale Twitch, vi lascio il link in descrizione. Inoltre fatemi sapere che ne pensate di questi setup che sto proponendo, che sicuramente magari avrete già visto anche da altre fonti esterne, altri canali creator esterni. Fatemi sapere se magari ne volete qualcuno in particolare. Insomma, parliamone nei commenti. Ovviamente il nostro titano è sempre più etero del gruppo. Vabbè raga, ma che è sta lobby? Oh! Io direi che questa la tentiamo. E questo è il motivo per cui dovreste avere oscurità opprimente sul patto. Allora boys, e sapete perché? Perché ho fatto il malvagio karma e catalizzatore solo per voi. Ho speso quei cazzo di polvere luminosa di merda e adesso voi vi pippate tutto il video, stronzi. Nice salto, chicco. Immagina tirare le granate nel 2020. Oddio, ma era invisibile. Oddio, raga, non l'avevo visto. Allora, sono essenzialmente da solo. Da solo, ma con un sovrascudo grosso. Ecco un tizio fermo che ho appena ucciso. Stronzo. Bella, bella lì, ok, uno. Esci. Chicco, bravo salame. Qualcuno ha tolto. Mamma mia, just in time. Proprio alla fine l'ho preso. Allora, tecnicamente mori spawnano dietro su C. Quindi adesso noi con un'abile e agile mossa flanchiamo qui. Oh no, ho visto uno con la vetta. Fare in culo, stronzo. Andiamo a fanculo. Andiamo su B. E signori, abbiamo proprio la super. È proprio lei. Bolla. Mamma mia, 34 in capoccia. È too much proprio. Spento male. E quando c'è la super, signori, Zeta Raptor se la dà a gambe. No, se mi viene a uccidere sei un troia. Ok. Non ho colpi. Dio porco. Guarda per te, chicco. Ha messo sopra scudo, stronzo. Col cazzo che morirò per la tua nade di merda. La vuoi una bella fusione? Al bacio. Mo venite ma a romper cazzo su B. Coglioni. Qualcun altro? Ma mi uccide solo questo? Mamma mia, spento male.
spento male pure te. Uno vale una bolla. Ma che cazzo vuoi? Fare il culo, coglione. Beccate sta fusione, va. 68, Yiko. Mamma mia, signori! Fra, se mi fosse apparso prima quello, non dico che era settima colonna, ma mi sboravo nei pantaloni. Ah! Ah, mi sboravo nei pantaloni! Fare in culo, Yiko. Fare in culo pure a te, Yiko. Signori, vittoria! Una grande, un'agile vittoria, un'incredibile vittoria. Comunque, 48 kill ratio a 12, raga. Mai avrei detto che ma va a giocare ma fosse così forte. Vedete, raga, l'arma in sé non è granché, ma armi della luce, il perk che si stacca, il regain della monoocchio, il fatto che non devi ricaricare se finisci la kill in testa, tanta roba insieme. Oh! Qua, bolla al centro. E chi te smuove più? Ci metto la residenza. È bello vedere come ogni team ha la propria combriccola di gente con la mascherata. E tu sei l'unico stronzo che odiava le feste e non ti sei mascherato. Mi ricorda a me quando era carnevale che odiavo i coriandoli. Bastardi, tenevi i coriandoli lontani da me, stronzi. Grazie per il sovrascudo. Guarda per te. Questa arriva un altro da dietro. Meno male che non mi ha visto nessuno. E la piazziamo proprio qui. Guarda per te. Qualcun altro che vuole un po' di affetto fatto da un titano rosa? Fare in culo. Non mi avrai mai. Fare in culo, 6 da 20, stronzo, te quel bastone. Mamma mia, quanto cazzo fa male. Quanto cazzo fa male. Quanto cazzo fa male. Quanto cazzo fa male. No, fra, ho voluto troppo da una sola bolla. Porco due però, che male. Ma voglio karma, 41 in testa. Signori. Dai, con sti cazzo dei bastoni, avete rotto le palle. Allora, loro spawnati tutti su C. Bollina? No, me ne vado. Ok. Mamma mia. Mamma mia. Mamma mia. 47. Vabbè, raga. No! 47 in testa è troppo. Bella per te? No, la cambecchiamo. Questa parola di ZR la cambecchiamo. Bella. Fanculo. Ah, troppi. Porca troia, signori, che partita che è venuta fuori. 51 kill ratio a 12. Anche qui un altro game giocato da soli praticamente. Signori, se prima avete dubbi per giocare con bolla ma va a giocare, ma adesso, mi raccomando, che cosa aspettate? Signori, per il video di oggi è tutto. Io spero che il setup vi sia piaciuto. Era la prima volta che vi portavo il malvagio karma sul canale. Questa sera è tutto. Ci vediamo al prossimo video. Bella. Reality is